hanno fatto? Prima certo si deve andare a prendere vicino alla pianta di zucchero. È chiaro. Chiarissimo. Poi si entrano dentro, si puliscono, si lavano benone, si fanno cadere un po' di acqua, si leva così e venga un pochettino asciutto. Poi si fa a pastella. Con uovo, farina, un po' di sale, un po' si può mettere di pepe buono puro. Okay. Ma voi siete di Paterno, come vi trovate qui? Io sono in vacanza e vengo da Brooklyn, New York. Quindi siete venuti per la Madonna del Carmine? Sì. Come vi chiamate voi? Io mi chiamo Maria San Giorgio, lei è... un bellissimo nome. Lei è mia zia. Sì. Qui ho visto sul tavolo che già ci sono i Rurik Cots. Si devono preparare adesso. Guarda quanto sono belle. Quindi già l'avete preparato? Giallo, bello freschissimo. Guarda che bellezza. Oh, questo è andato molto meglio. Tanto per il mio nipote Gino e mia nipote Giovanna. Perché poi riprenderemo pure a lei mentre lo preparo dopo. Sì, sì. Da quanto tempo è mancato dall'Italia? L'ultimamente che sono venuto è stato quasi 20 anni fa. Come l'avete trovato Paterno dopo tanto tempo? Molto, molto meglio di 20 anni fa. Io spero che quando vengo di nuovo sarà ancora più bellissimo. Io lo auguro a Paterno, però lo auguro a voi di tornare al più presto possibile. Grazie. Va bene, allora ci vediamo dopo come vanno preparati, signori Rick Cox. Va bene. Che state facendo adesso, allora? Questa sta preparando la pastiera. La pastella. Sono uova, si sbattono molto bene, si deve raffinare bene. Poi si ci mette un po' di sale, un po' di pepe e farina. E si lavora molto bene, bella lavorata, deve venire benissima. Quindi quella trezza è una frusta, che cos'è? Questa è la spatta uova. Ma a New York ogni tanto li fate i Rurik Cots? Ma sicuro che si fanno a New York. Ma là i cocozzi sono come quelli italiani oppure no? Qua in Italia sono più belle, avete l'aria più finissima. Quali sono loro gli ingredienti? L'ingrediente è fiore di cocozza, si mette un po' di alice salata, il sardo salato, alice salata, e un po' di mozzarella. Un pezzettino di mozzarella. Li chiudo e si prepara tutto un piatto. Ecco, guarda quanto sono belli. No, è così. Ok, la metti? Ancioe, alice salata, alice un pezzettino di mozzarella. La zia è sta in America, quindi ogni tanto gli scappa qualche parola americana. Sì, dovete scusare. Ecco, un po' d'alice e uno o due pezzettini di mozzarella, così. E poi si chiudono e si mettono nel piatto. Sono molto speciali questi fiori di cocozzo. Ecco, alice salate e uno o due pezzettini di mozzarella, così. Si chiude, questa è la prima preparazione. Ecco qua, un altro. Una salata. Meglio una sola. Sono speciale, bello, veramente bello come un solo sti fiori di cocozzo. Ma prima mi devi mangiare ciò. Alice salata. Qua c'è la mozzarella e mi devi girare un pezzettino così rende più speciale. Ecco. Guarda che sono bello, però, veramente. Bello come un solo.
Questo è io le cocosse meglio. Ma sti fiori di cocosse da dove vengono? Questo è l'orto meglio. L'orto meglio, ma chi ci ha messo per fare così bello? Quanti fungimi ci ha messo? Come fai? Olio di polso, olio di polso. Magnifico veramente, eh? Bello, bello, bello. Questo sono pure naturale, non c'è nessuno chemicale. C'è nessun congino sarebbe. Proprio originale. Roba chimica, recita. Niente roba chimica. No chimica. Ecco. Un altro pezzettino, così vengono più saporite. Il latticino fanno bene. Però si possono fare pure senza alice e senza mozzarella. Sì, si poteva pure senza alice e senza mozzarella, soltanto da bere americano, italiano, come si dice? Pastella. Pastella. Quindi la pastella sarebbe fatta, avete detto prima? La pastella sarebbe fatta con uova sbattute molto molto bene, si mette un po' di sale, un po' di pepe buono e si continua a sbattere, poi continua con farina. La farina. Ma prima di usarla deve stare un po'... Sì, si deve riposare un pochettino, così quelle papoline squagliano e venga più fino il fiore da cocozzo. Ecco. O uno prima, l'altro... Ho pensato che Obama sa mangiare qualcuno di Yuri Cocozzo. Obama, secondo voi, conosce Yuri Cocozzo? O presidente Woods? Ah, oh, Obama! Sì. Ma quello è Obama, quello che ha in tendenza, si mangia tutto cosa, si mangia. Muore c'è qualcuno la migliore sta piantando dal tuo giardino suo, perché quelle che vengono dalle farme dice che ci mettono il chemicale. Cioè che è naturale. Allora, loro fanno quello naturale, dice che fa più bene per... Pubblico presidente. Pubblico presidente, per tutto quanto, così parla, che lo sai, pubblico presidente. C'ha più energia quanto le cose sono più naturali. Ecco, anche sua moglie dice che va a lavorare dentro un giardino, che le verdure naturali è più meglio. Io credo così, perché io faccio lo stesso. Così. Agirati un po' tu. Non ne facciamo troppo. Agirati un po'. Questa è la mia bellissima nipota. La mia bellissima nipota. Grazie. Giovanna. Sono ritornata qui dopo 20 anni. E io la voglio tanto. Tanto bene. Anche ma qua c'è pure una... C'è pure una nipote vostra, però. Sì, c'è anche una nipote, ce n'ho due nipote. Ma adesso ce n'è una, adesso qua vicino. Adesso qua vicino. Daniela, vieni qua. Vieni qua. Questa è la mia bellissima nipota. Ma si è imparata una frase ultimamente. Sì, si è imparata una frase. Come si dice? Come si dice quella frase? Oh, in me? No, quando? Sì. Quando mi faccio male sta capa, oh, in me. Questa è la prima frase che ha imparato in italiano. Lei si chiama? Questa è l'altra mia nipote, si chiama Cristina. Brava, brava. Guarda quanto è bella. Bella fresca fresca. Adesso si è alzata tutto letto. Dormita, ieri sono... andata a fare una gita dove sei andata? Vicino a Salerno. E com'era? How was it? Bellissimo, si sono divertito tanto, ringraziando ai cugini, il figlio di mia nipote Giovanni e mio nipote Gino. E ringraziamo anche la fidanzata e a Francesca, oltre che a Sandra, sì. Che ha fatto da interprete. Sì, ha fatto l'interprete, parla molto bene in americano. La ringrazio tanto, 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 tanto. Allora, quindi continuiamo con le... qui Yuri Rick Cocozzo. Va bene. Cosa state facendo? Metto i fiori di zucca, di zucchine, come i fiori di cocozzo.
nella pastella, pastella giro. Si fa bella bagnata, giro giro tondo si fa, così viene bello tutto pieno di pastella, poi si mette dall'olio e si fa friggere, però si deve stare attenti che queste cucinano molto delicato, cucinano subito, cucinano troppo presto. Quindi vedete che le imbottiture c'è alice? Alice e mozzarella, ecco, poteva stare altro poco questo qua. Ah, quindi si gonfiano poi quando? Eh sì, perché ha farina, l'uovo, no, la pastella è più leggero. Ma vanno mangiate calde queste? Sì, quando sono calde sono più buone, però anche quando sono fritte sono più buone ancora pure. Ma questo non ti cuoce la bocca. Ma una buona bocchetta di vino ci vai, buono mi sta. È una cosa speciale, specialmente qua a alice salate, un po' di sale, pepe, mozzarella, sono molto speciali. Ecco, questo si può togliere già. Sulla carta. Guarda quanto sono bello. Quindi si mette sulla carta, si mette nel piatto che vedete c'è una carta. C'è una carta assorbente. Ecco, però proprietario di sta casa non è una cucina più grossa, se la poteva fare. Ecco che cosa è. Ecco. La scoppetta, non sto visto che... perché il fiore sono bagnato, l'abbiamo sciolato un pochettino, ma sempre rimane un pochettino d'acqua dentro. Uno deve stare attento che può pure bruciare. Non saremmo la radio che l'acqua porta, però per l'acqua forte, scendi l'acqua canzetta, la canzana, con l'acqua non scoppiano. Ah, quindi non si dovrebbero lavare. Saremmo pulisci con la carne, con il ghiaccio, ma come puoi, si deve delicare. No, no, si troccatissimo, si rompono tutto. E quindi bisogna forse lavare. Questa è una verdura molto buona, molto fina. Molto delicata, questo può cominciare perché attende l'olio che scotta, eh? Deve stare molto attento. Ah, questo è speciale. È bravo il sarello che si scioglie. E che olio mettete, zia? Che olio c'è? Extra vergine d'oliva. L'olio d'oliva è buonissimo. Peccato che si guasta quando si frigge, ma però è molto buono per stomaco. Va bene. Per il corpo. Va bene. Se sono così se li possono togliere da dentro l'olio. Ho capito. E poi ci fa vedere da dove vengono questi girori col top. Va bene, va bene. Va bene. Allora, quindi sono finite, l'avete finito di fare? L'avete finito di fare. Oh, volevo mandare dei saluti a qualcuno, zia.
Ma se mi vedono, paesano, ci manda tanti saluti a tutti. Maria San Giorgio, giusto? Quindi che manca dall'Italia da quanti anni? L'ultima volta che sono venuta qua è stata il 93, sono 20 anni. 20 anni. Va bene, allora grazie per questo piatto che avete fatto. Prego. Virtualmente ce ne mangiamo un po' una ciascuno, beh, tutti qua. Io con quello se ne pigliamo. Speriamo che sono buone. Quindi chiunque vede il video se ne pigliasse uno. Arrivederci, statevi bene. Ciao, saluto a tutti. Ciao. Zucchini flowers that come from Paterno are the best in the world, especially the one that comes from Gino's garden.